Allora, Italia Nostra, do la parola a Luigi De Falco, presidente della sezione di Napoli dell'associazione, ricordando che è sempre il tempo a disposizione, il suo intervento è 5 minuti. A lei la parola. Ringrazio a nome dell'associazione per averci consentito di dare la nostra opinione su questi provvedimenti in discussione. Sicuramente necessari nel momento in cui l'atteggiamento di subordinazione alle logiche del mercato ha investito anche il settore commerciale e che ha caratterizzato anche quel fenomeno di terziarizzazione dei centri storici, che indubbiamente deve necessariamente trovare una forma di contenimento. Io condivido quanto detto da chi mi ha preceduto riguardo anche alla necessità di privilegiare i residenti all'interno dei centri storici. La trasformazione, io faccio anche l'esempio di interi edifici per attività commerciali che danno appunto spazio agli store, ai mall che si stanno proliferando nei centri storici italiani. Sta determinando anche un allontanamento della residenza. A questo aggiungo pure che la deregulation normativa che ci ritroviamo sulla materia del commercio sta rendendo sempre più complicato il conflitto tra il degrado e la bellezza dei centri storici, perché questo fenomeno di deregulation è anche causa del degrado. Lo valutiamo facilmente se guardiamo anche la qualità stessa delle attività commerciali che si insinuano all'interno della città, delle città storiche, molto spesso caratterizzata anche da quella che si chiama paccottiglia o dall'eccessiva dimensione di questi spazi che non disciplinati vengono attribuiti alle attività commerciali. Noi dobbiamo privilegiare, e salvaguardare non soltanto i locali commerciali, ma anche quelli storici, ma anche, quelle energie che ci sono forti all'interno dei centri storici, di quelle attività creative, che definiscono e qualificano molte capacità imprenditoriali e artigianali che spesso sono proprio allocate nei centri storici. Quindi, alla domanda turistica, ma di un turismo culturale di qualità, dobbiamo rispondere anche con un'offerta di qualità, di carattere culturale, che qualifica i centri storici e sempre più può consentire anche diciamo, di selezionare la qualità degli interventi e degli operatori. Io vivo anche le realtà del sud, dove molto spesso le attività commerciali finiscono nelle mani delle associazioni malavitose. Allora, questo non è soltanto visibile attraverso, diciamo, dalle indagini che normalmente vengono esperite dalla polizia giudiziaria, ma è anche spesso evidente anche nella forma, nella qualità dell'offerta che viene dalle attività commerciali. Voglio spendere anche una parola sul tema che riguarda le attività commerciali all'aperto, ovvero degli spazi aperti delle città destinate al commercio. Anche questi oggi vittime, tra virgolette, della deregulation che ha caratterizzato questo momento in cui l'Italia appunto vive la crisi pandemica, ma bisogna assolutamente definire con chiarezza anche l'obbligo da parte dei comuni di predisporre dei piani ad hoc per l'utilizzazione degli spazi pubblici, i piani per i dehors, per le devanture commerciali anche, e che questi abbiano sicuramente anche già nel loro processo di formazione il controllo da parte delle sovrintendenze. Non nascondiamo che appunto tutto il patrimonio viario delle strade, delle piazze, dei centri storici ha un vincolo ope legis stabilito dal codice, per cui qualsiasi forma anche di utilizzazione, non soltanto di trasformazione, deve essere oggetto di un'attenta valutazione anche dei soggetti preposti alle tutele, che sono appunto le sovrintendenze. Quindi anche nella definizione dei piani per l'utilizzo degli spazi pubblici a vantaggio delle attività commerciali, che debba essere ponderato e disciplinato con l'attenzione degli enti preposti alla tutela.
Questi obblighi mi pare che in uno dei disegni di legge si dà appunto ai comuni anche l'obbligatorietà della redazione di norme di disciplina, però queste norme mi pare che non prevedano un intervento necessariamente sostitutivo da parte di un organo preposto, quale può essere la regione, o in taluni casi anche la sovrintendenza. Quindi una delle osservazioni che viene da fare proprio sul merito del disegno è quella appunto di prevedere gli interventi sostitutivi. Io credo di aver sforato anch'io, mi limito a quello che ho detto e poi magari seguirò un documento che potremmo presentare come associazione.